l'obiettivo è il benessere psicofisico e la crescita personale di chi la pratica. Daishido, in giapponese la via del grande maestro, è una disciplina fisica interiore elaborata ad Arezzo dalla psicologa e psicoterapeuta Dina Collacchioni come forma di prevenzione attraverso il movimento e il corpo. Il Daishido si suddivide in un percorso interiore di auto-osservazione per trasformare le abitudini nocive di ciascun individuo e in esercizio fisico con il nome di Body Daishido. Quest'ultima si configura come un'arte marziale dolce dove vengono utilizzate tecniche come la meditazione, la concentrazione e la respirazione profonda. È eseguibile in modo allenante per lavorare sulle capacità condizionali, le capacità coordinative, quindi forza, resistenza, equilibrio, coordinazione, ma anche per lavorare in modo dolce a tutti i livelli sul corpo, ognuno con le proprie capacità e al proprio livello. Sono previsti 7 diversi livelli che si differenziano per durata e grado di difficoltà, oltre ad una sequenza facilitata denominata tecnica dolce o body daishido energetico. Una disciplina corporea adatta a tutti, a partire dai più piccoli. Body daishido a bambini viene insegnato anche attraverso dei progetti nelle scuole come educazione alla calma. Si lavora come progetto ludico, quindi attraverso il gioco, per poi passare ad imparare le tecniche proprio fisiche attraverso il movimento specifico, esattamente come viene insegnato dagli istruttori. Il body daishido pone una grande attenzione anche alla sincronia dell'esecuzione di gruppo. Persone unite dalla stessa intenzione di miglioramento personale che eseguono gli stessi movimenti contemporaneamente, permettendo una forte interazione anche con persone con disabilità. Le persone con disabilità traggono il vantaggio di potersi muovere a seconda delle proprie capacità in modo da poter ampliare e sviluppare quelle che sono coordinazione, forza, potenza, resistenza, equilibrio a seconda di quello che possono fare col proprio corpo. Una disciplina marziale interiore rivolta alle necessità di ognuno e che contribuisce anche a dissolvere i sintomi legati a tensione o stress. Ognuno piano piano impara attraverso il corpo ad ascoltare il proprio movimento, a prendere coscienza di come ci si muove, per poi imparare a gestire il corpo esattamente come uno desidera farlo.